Per la seconda volta le NBA Finals 2010 si ritrovano sulla parità dopo l'1-1 e il 2-2. Romperlo da una parte o dall'altra significherà presumibilmente far pendere l'ago della bilancia in maniera significativa dalla parte dei Celtics o dalla parte dei Los Angeles Lakers. Un super classico ancor più classico. I tempi moderni, quelli degli occhiali, delle cuffie, ma la sostanza è quella di una volta. Ron Artest, una delle possibili wild card della gara 5. Nate Robinson, che wild card è abituato a essere da una vita. Mille protagonisti, sempre diversi, da gara 1 a gara 4. L'ultimo è stato Big Baby. Quello precedente era stato Derek Fisher. Le pazze, entusiasmanti NBA Finals 2010 stanno per lasciare il Boston TD Garden, ma prima la gara 5. Flavio Tranquillo, Federico Buffa, una pagina del giallo che io non mi azzarderei a prevedere. No, decisamente no. La leggenda NBA narra che fu Red Auerbach a suggerire barra imporre il formato 2-3-2 per le gare di finale, contro l'opinione di Larry Bird, che ha sempre detto no, in una serie a 7 la quinta deve giocarla in casa, quella con record migliore. 26 anni dopo, quella quinta la giocano in casa proprio i Boston Celtics. Ed è la quinta davvero che minaccia o promette di essere decisiva per questa serie. Grande concentrazione, prima della palla a due, molte telecamere per Glenn Davis, Big Baby, il protagonista assieme a Nate Robinson, Rasheed Wallace e Tony Allen, meglio non dimenticarlo, del grande quarto periodo di gara 4, tutto è pronto per l'inno nazionale, stavolta tocca alla Boston Pops Orchestra, che è una costola praticamente della Boston Symphony Orchestra. Celebrating their 125th season. Please welcome the musicians from the Boston Pops, the Tanglewood Festival Chorus. Now, here they are, the Boston Pops. Massimo rispetto per i 125 anni di storia della Boston Pops Symphony Orchestra. Diciamo che a livello magari di atmosfera a noi Anita Baker era piaciuta una puntina di più. Ma dai, dici? Beh, nell'NBA si dice che non è finita finché la ciccio non ha cantato. Qui ha cantato addirittura in tre, ma questa serie praticamente comincia stasera dal 2-2, che non ricorreva dal 2006, Flavio, tra l'altro. Esatto, parleremo di questo e altro. Adesso andiamo a goderci le introduzioni. Sicuramente qui l'atmosfera sale di colpi. At center, 7 feet from St. Joseph's High School, number 17, Andrew Bynum. At one guard, 6'1 from Arkansas, Little Rock, number 2, Derek Fisher. And at the other guard, 6'6 from Lower Merion High School, number 24, Kobe Bryant. The head coach of the Los Angeles Lakers is Phil Jackson.
Boston Open High School, number 43, Andrew Craig. One guard, 6'1", from Kentucky, number 9, Rajon Rondo. And the other guy, 6'5", from Connecticut, number 20, Ray. Centoventiquattro fedeli, anzi fedelissimi, convenuti nel tempio pagano del TD Garden di Boston, Massachusetts, la sede di gara 3, quella di Fisher, e di gara 4 di queste finali NBA 2010. Andiamo a rivivere quella gara 4 col solito cortometraggio. All the kids, you know, mom, dad, the wife, everybody just went green. The Lakers with a chance to take command of the series. We gotta stay together, take the momentum from the last game and bring it into this game and just build on it. Game 4 has created many memorable moments in the Lakers-Celtics rivalry, and we are expecting more of the same here tonight. Mikal and Henderson go for Rambis, and boy, they got him. 84 was just an absolute war from the get-go. In 85, DJ, who never was afraid of taking the big shot, he nailed the jumper and they win the game. Dennis Johnson, 2 seconds. It's good, the game is over. 87 is to me the one that is the most memorable. 5 seconds left, and he got middle, just what I thought. A hook shot at 12, yeah! The Lakers take the floor in Boston with a chance to drive a stake through the Celtics' heart here tonight. Celtics inbound to Pierce, right wing, curling around the screen, top of the key. Pierce up with a leaner, and hits. Pierce fakes, nice move on Artest. Gets it to go. Pierce, a terrific start. Very aggressive by Pierce right from the get-go against Ron Artest, who hasn't really bothered him at all. Paul Pierce, 10 points already here in the first period. Right there, tag shot. They can't switch it, so all day. Yeah. Keep your movement. Bryant nails a three. Kobe pushes LA up. Bryant again. Another three from straight on. Lakers 37, Celtics 33. They have been aggressive and physical from the opening tip. Uneven execution by both teams here. Pass in with a salt sandwich and is hammered inside. A defensive slugfest. Good, tough, physical battle. Pierce dribbles right around the screen. Pulisic's defense on a switch. Left wing jump to Allen. A three. Blocked by Gasol. Garnett has it. Turns and shoots and hits at the buzzer. We're at halftime in Boston. And the Celtics, despite their offensive problems, only trail by three. Now we have a little 8-point lead there. And we gave it up. We gave up 5 of those points. Can't have these wasted possessions offensively, okay? The missed shots will live with, but the wasted possessions we can't have. Keep making the next pass. Allen inside to Garnett, gets it up. Outlet to Rondo, long lead. Garnett catches, elevates, and scores. It's a 1-point game. Wallace on his back, backs him down, spins, pivots up, extends up, and banks it in. Artest at the top, left side Gasol, he hits. The Lakers getting big game for Pau Gasol. Who's leading in this ball game? Yeah. Are you happy about that? Yeah, I'm happy about that. All right, let's take it home. Bryant turns against Allen. Allen crowds him. Kobe a step back three. Shot clock down to 5. Bryant drills a 3-pointer.
after an ugly first half, this one has picked up. Hey, listen up, listen up. Hey, let's finish the game, finish the game. Davis backs down on him. Davis wheels to the rim for the right. And then reverses it from the left side with the right hand. He's unbelievable. 11 points in 13 minutes. Robinson coming left. Now Odom has picked him up. He drives him to the lane and lays it in. And these two off the bench. A superb job. Nate dribbles past Gasol. Pass Fisher. Hangs in the air. Floater with the right hand. The Celtics bench on the verge of winning this game all by themselves. They're taking it to the basket on it. Take a stop. Did a charge on David. Stop him. He's killed him. On the drive, Tony Allen. Davis the rebound. Banks him in. And a foul. Still a six-point game. Anything can happen. We're getting great stuff. Great stuff. Just stay together and keep moving that ball. Crowd on its feet. Pierce to the basket. And a foul. Chance for a three-point play as the Celtics go up by eight. Kobe up court, guarded by Ray Allen. Kobe driving, baseline right. Pass outside, tipped away by Rondo. Rondo with the lay. A game four victory to tie the series in two. Big game! Big game! Boston winning 96-89 in a game in which the bench fueled the whole rally in that fourth quarter. Character, will, determination, togetherness, you know, just coming together and playing hard. That's all it was. Great team effort. No team's won two in a row yet, all right? So that's our goal now, all right? Let's be the first to win two in a row. I just felt like a beast. Really, I'm going to just be honest with you. I just felt like I couldn't be denied. Oh, you got to reunite. You got to come back tomorrow, work hard. Come back on Saturday, work hard. Come back on Sunday and beat them. That's no alternative. Mille emozioni, immagini da ricordare, parole da ricordare. Mi sentivo una bestia, ha detto con tutta la franchezza e l'onestà di cui è capace Glenn Davis al secolo Big Baby, o viceversa che sia. Con lui e Nate Robinson non si capisce più niente. Si sono autodefiniti Shrek e Ciuchino, uno che saltava in groppa all'altro assieme all'urlo tribale di Big Baby. È naturalmente l'immagine che rimane di quella gara 4. Bene il cortometraggio, eh? Benino, bravini. Come dice Nate Robinson, you cannot scout energy. È la parte di una partita che non puoi realmente prevedere negli sviluppi. E l'energia che lui e gli altri tre, perché sono tre, oltre a Ray Allen, che è il perfetto complemento, hanno portato nel quarto, ha totalmente cambiato la configurazione della partita. Nate Robinson, che a naso non dovrebbe essere nel quintetto base, avete visto quello dei Celtics, è già sudato come se avesse giocato un'intera gara 5 e invece deve ancora mettere un piede in campo, diverso l'approccio da parte di Paul Pierce, ma l'imprimatur per Robinson è arrivato proprio da Paul Pierce, lo avete sentito quando gli ha detto big game, grande partita, ed è sicuramente stata una grande partita per la panchina dei Boston Celtics. La mia idea, come è successo dopo la gara 4 contro Phoenix, Phil Jackson allungherà un po' la rotazione dei suoi giocatori che escono dalla panchina alla ricerca di qualcuno che non fonda le bronzine dei titolari nei primi tre quarti. C'è l'elmetto che alza la palla a due e direi che è previsto a questo punto quindi un cameo di Josh Powell. Mike Callahan e Derek Stafford sono gli altri due arbitri. Non sappiamo se sarà Powell, se sarà Mbenga, se sarà più spazio per Vujacic o Walton magari, ma qualcosa del genere me l'aspetto da Phil Jackson. Formazione del triangolo, ribaltamento e ricezione per Bynum, che è uno dei grandi osservati all'inizio di questa gara 5. Gli exit poll non sono particolarmente incoraggianti, come sono invece per Rondo e Pierce. La palla si muove in maniera vorticosa. Altro scarico per Garnett, palleggia questo tiro davanti a Bynum, 1-0 per KG su Andrew Bynum.
Gli accoppiamenti sono quelli tradizionali, l'idea di andare da Bynum subito per testarlo e vedere quanti minuti ha a disposizione. Tiro un po' presto nell'attacco dei Lakers. Fisher sbaglia, 3 contro 1, guidato da Rondo, chiuso da parte di Paul Pierce. Mi sembra che l'idea di Fisher sia quella di non far schierare una difesa che dà enormi problemi a Fisher e compagni. Artest ancora una volta con molte segnalazioni che mettono a dura prova le capacità interpretative di quei gesti da parte dei compagni. Palleggia adesso tiro di Bryant, primo ferro, rimbalzo per Garnett. Sembra davvero l'inizio di gara 3 quando i Celtics partirono con il coltello in mezzo ai denti. Ancora una volta dentro e fuori il pallone, linea di fondo per Ray Allen, poi Perkins per Pierce, classica situazione di motion offense. Bryant a vuoto, Bynum lento, sbaglia l'arresto e tiro. Ray Allen continua ad allungarsi il tempo in cui non segna un canestro da 3 nella serie. Erano 112 minuti e 39 secondi prima della palla a 2. Bryant per Gasol, prima palla per il catalano che porta Perkins lontano, attacca il centro dell'area, riapre per Fisher, dentro per Bynum, ottima giocata da parte dei Lakers, ma Bynum sbaglia, rimbalzo d'attacco per Gasol che vuole chiudere immediatamente, niente da fare anche stavolta, rimbalzo per Garnett ed ennesima transizione per i Boston Celtics. Drake piccherò in transizione, Rondo battezzato, 2 punti per Rajon Rondo, 2 minuti, 6-0 Celtics. In gara 3 Jackson resistette un altro possesso prima di chiamare il timeout. 5 tiri tutti sbagliati per i Lakers, però a me non sono dispiaciuti in maniera particolare la maggioranza di quei 5 tiri. Palla nell'angolo per Artest e Gasol ancora una volta allarga le braccia e dice: guarda, fammi capire che cosa vuoi fare, chiedo solo quello. Arriva il sesto errore, arriva il rimbalzo di Bynum, arriva un canestro con fallo particolarmente importante per il numero 17. Anch'io stavo pensando la stessa cosa, Flavio. L'indicatore secondo me della qualità dell'attacco dei Lakers è determinato dai ribaltamenti di campo. Nel quarto quarto non ci sono più, quindi avete visti 2 o 3 di possessi a 3 ribaltamenti. A 3 ribaltamenti Jackson va a casa contento, credo che abbia resistito lì a chiamare il time out. L'uomo del giorno in casa giallo viola, questo individuo che protegge l'enigma, i numeri però parlano per lui. Si è parlato di una sua possibile assenza in gara 4, si è parlato di una sua possibile assenza in gara 5, invece c'è con quel ginocchio malmesso e non c'è naturalmente bisogno del particolare per accorgersene. Incrocio in palleggio tra Rondo e Pierce, blocco di Perkins, Bynum accetta addirittura il cambio, deve ovviamente concedere l'arresto e tiro a Pierce, un po' pigro stavolta l'ex tifoso dei Lakers. Fisher a tutta velocità, fischio di Haaland che va proprio contro Paul Pierce. E Fisher è questo, nei primi 3 secondi dell'azione vuole a tutti i costi vedere se c'è la possibilità di segnare. E però a questo punto è un'indicazione di tendenza, pur di non farli schierare alzano il numero dei tiri. Io credo che effettivamente la grande differenza tra i Lakers scintillanti di gara 1 e quelli molto scintillanti da lì in poi in attacco nella serie sia proprio il numero di conclusioni, non tanto in contropiede quanto in transizione, perché la forza della difesa dei Celtics è schierarsi, mettere la palla su un lato e da lì in poi sono loro al posto di guida. Chiaramente in transizione non può esserci quel tipo di organizzazione e Fisher con la sua consueta altissima parabola per convertire i 2 tiri liberi, controparziale di 4-0 per i Lakers che spegne un attimo il fuoco dei padroni di casa. Sempre grande curiosità per vedere le condizioni di Bynum, inseguito Ray Allen sui blocchi da parte di Fisher che spinge sul fondo, blocco cambiato di posizione da parte di Garnett che va via senza pulcrare verbo, fallo in attacco. Sapendo di averlo commesso, sulla partita incombe la questione tecnici per Perkins e Wallace, entrambi a un tecnico dalla sospensione. Kendrick Perkins ha iniziato in questa condizione la serie, finora è riuscito a controllarsi mirabilmente, Rashid Wallace ha preso un tecnico nella partita precedente, si è messo lui pure con questa spada di Damocles sul capo. Fisher 1 contro 4, questo non è un gran tiro ma la palla gli torna in mano e sono 2 punti da leader, del grande leader di questa squadra. Stanno arrivando i punti da seconda opportunità e il terzo rimbalzo d'attacco per i Lakers. Sempre Bryant a distanza di sicurezza da Rajon Rondo, Artest accetta il cambio, attaccata alla seconda linea difensiva dei Lakers, nessuno rimane con Pierce, corre tardissimo Artest, sbaglia Pierce, poi rimbalza in qualche maniera, si salva Bryant contro Garnett, per l'ennesima volta i Lakers perdono un uomo sul perimetro e per l'ennesima volta non pagano dazio. Bryant alza molto bene,
per Bynum. Ancora una volta transizione, primi 5, 6, 7 secondi dell'azione. È un pick and roll d'ingresso che normalmente tendono a soffrire i Boston Celtics. Lo hanno sofferto enormemente in gara 1, tornano diciamo così alle origini di questa serie i Lakers. Post medio per Garnett, fronteggia contro Gasol, si stacca Fisher, ribaltamento di Pierce per Allen, buona rotazione di Fisher che sfida al tiro Rondo. Rondo sbaglia, rimbalzo di Bryant molto attivo sotto il proprio tabellone, molto attivo nel portare lui la palla dall'altra parte. Vedete, subito cerca la situazione in pick and roll, subito attacca Fisher nell'angolo per Artest, ci sarebbe Bynum da servire. Bynum fa tagliare Fisher, opzione di pick and roll dall'angolo, spazio per Artest, anche questo è un buon tiro, ancorché sbagliato, rimbalzo di Garnett, e tanto è un buon tiro che i Lakers si sono già schierati. Arriva anche Perkins, Rondo deve attaccare la difesa schierata degli avversari, ribaltamento di Garnett per Pierce, pick and roll in movimento, poi bellissima giocata di Garnett, ritardo dal lato debole dei Lakers, pari a 8. E anche i Lakers soffrono questa situazione di gioco a due, specialmente Artest contro Pierce. Loro la soffrono storicamente, più per pigrizia che per caratteristiche del sistema difensivo. 5 minuti passati in gara 5, due blocchi in fila, il cosiddetto stagger per Fisher, ma per terra Rondo non si impietosiscono gli arbitri. Grande difesa di Royale, scarico per Fisher, grande recupero di Rondo, ultimi 5 secondi dell'azione, forzatissimo da Fisher appoggiato al tabellone, vantaggio Lakers. Dice Jackson: ne lamentavo l'assenza nella partita precedente per via dei falli, l'inizio di Fish piuttosto pericoloso per i Celtics. Isolato Artest contro Pierce, ottimo lavoro di Artest che contesta il tiro, ma quello è Paul Pierce, l'MVP della finale 2008 tra queste squadre, segni di risalita dopo un inizio serie molto difficile per Paul Pierce in gara 4. Bel pick and roll tra Bryant e Gasol, palla nell'angolo per Artest, dentro per Bynum, libera lo spazio Artest, poi Bynum ci mette troppo tempo, arriva il fischio da parte di Stafford, palla a due mi sembra la decisione. Non ha esplosività Bynum e si nota, va a cercare il suo movimento privilegiato, il semigancio destro, tende a restare sulle gambe. Andiamo a rivedere il suo perno, secondo me una netta, solare infrazione di passi. Palla 2 può essere magari una decisione salomonica, però chiarissima. Sì, fischio creativo. Sì, creativo, perché passi di sicuro, fallo se vuoi ignorare i passi, diciamo sottraendo un addendo all'altro ne viene fuori una palla a due piuttosto curiosa che peraltro favorisce Bynum che era contro Pierce. Palla schiacciata per terra per Gasol, poi taglio di Artest, Gasol mette palla per terra, è schierata tutta la difesa dei Boston Celtics e ancora una volta Artest perché era in mezzo all'area? Soprattutto se glielo chiedi lui dice: come in mezzo all'area? No, io no, no, io stavo tagliando. Oh, a proposito Flavio, nella scatola nera del cortometraggio quel dialogo Jackson non esattamente Zen Gasol ci fa vedere l'altra faccia della medaglia quando si parla di Phil Jackson, che sa essere duro, però ci vogliono veramente tante telecamere per riuscire a pescare quel lato del suo carattere. Gasol contro Garnett, taglio forte di Rondo che viene eliminato in termini di efficacia da Bryant, non riesce Gasol a eliminare invece l'efficacia del semigancio di Kevin Garnett, che da quando la serie si è trasferita a Boston è ridiventato the big ticket. Gran palla di Bryant per Bynum, gran canestro di Bynum tenendo la palla alta sopra la testa, pari 12. E tanto brutto era stato il primo tempo di gara 4, tanto finora affascinante il primo tempo di questa gara 5. Fisher ripagato della stessa moneta da parte di Rondo, lo attacca nei primi secondi dell'azione, gli mangia letteralmente in testa e riporta in vantaggio i suoi Boston Celtics. Partita con poche interruzioni, Ray Allen contro Bryant che vuole questa palla a tutti i costi, finta il tiro contro l'aiuto di Garnett, poi Pierce in recupero contro Fisher, fischio di Stafford, rabbia di Paul Pierce. Anche questo è un contatto che mi piacerebbe rivedere, perché onestamente il recupero di Pierce sembrava di quelli non particolarmente fallosi. Guardate la fisicità di questa partita, che meraviglia. Tribale, e per la prima volta da parecchio tempo non c'è la supremazia delle difese, controllano la gara gli attacchi. La perfetta rotazione
stava impressa al pallone da Kobe Bryant. Immagini di gara 4, gara 5, finora davvero molto molto bella, considerando l'importanza della posta in palio che è pressoché totale, ma la visione dell'ennesimo canestro in tuffo da parte di Big Baby ci ricorda come queste partite si decidano solo e solamente nel quarto periodo e come sia difficile immaginare, da quello che si vede nei primi 5-6 minuti, come andrà a finire e soprattutto perché. Non prenderei questo inizio di partita, come già altre volte, per quello che vedremo nel finale. Queste partite diventano vie più agonistiche, è la prima volta che vediamo giocare bene in linea di massima, ma non dovrebbe essere questa la linea di tendenza. Per la prima volta dal 2006 la serie finale si trova sul 2-2, ma un 2-2 completamente diverso rispetto a quello del 2006 tra Miami Heat e Dallas Mavericks. Delle 25 serie che si sono trovate sul 2 pari, il vincitore di gara 5 ha portato a casa 19 edizioni di queste serie finali. Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo presenti, Ray Allen secondo me sempre molto condizionato dal fatto che a tempo perso tra un paio di attacchi deve occuparsi di quello col numero 24 dall'altra parte. Non un particolare secondario. Quelle finali del 2006 ebbero dal grande pubblico meno consenso che Yoko Ono dai fans dei Beatles, ma in realtà le ultime vere dal punto di vista tecnico grandi finali NBA. Decisamente, anche dal punto di vista delle emozioni e di certo da quello delle sorprese, chi non ricorda l'incredibile rimonta di Miami in gara 3 e poi le 4 vittorie consecutive della squadra allora di Wade e Shaquille O'Neal, ancora la parabola che sfiora il soffitto da parte di Derek Fisher, un Fisher già a quota 6 punti che si sta facendo sentire tantissimo, e questi sono punti come quelli di Bynum importanti per trovare una vera attuale alternativa al Kobe Bryant e Pau Gasol, che devono nei piani di Jackson arrivare al quarto periodo con un po' di benzina nel motore. E paradossalmente con 4:58 da giocare né Gasol né Bryant hanno ancora segnato, nettamente in testa, anzi sono gli unici marcatori, Fish e Bynum. E i Lakers sono davanti di un punto, palleggio per Rondo e poi Pierce dalla punta per Kevin Garnett, taglio forte di Roy Allen che in gara 1 andò tanto in post basso, il blocco di Perkins durissimo ma regolare per gli arbitri, attacca Pierce, si stacca Kobe Bryant, Pierce ha un grande istinto nel difendere il pallone e nel portare a casa il fischio, il fallo è di un dubbioso numero 24. E siccome di Rondo proprio non gli interessa niente, te lo trovi dove non lo vuoi vedere. Analizzando la partita precedente, Flavio, non so cosa ne pensi tu, uno dei grandi successi di Robinson, eccolo il replay che stavi aspettando e c'è margine, come al solito per ampie discussioni, è che quando entra Robinson devo completamente cambiare strategia difensiva e un paio di volte i Lakers non sono stati pronti. Ancora una volta Fisher vuole tagliare quel blocco, ancora una volta Allen esce sostanzialmente libero, stavolta però rispetto a tante evenienze di gara 3 e gara 4 la palla va dove dovrebbe finire secondo la logica, ovvero sia dentro al ferro, palleggio di Gasol, taglio forte di Fisher, poi palla ributtata fuori per Kobe Bryant, tiro contro la pressione di Garnett che non arriva neppure al ferro. Ancora una volta una cosa è tirare al 20° dopo aver mosso il pallone, un'altra è tirare al 20° dopo 10 secondi di palleggi. Su questa gara 5 Flavio direi che incombono due cose, che se dovessero vincere i Celtics va fino alla cassazione della settima e come dice Tony Allen, prima o poi Kobe ha un breakout game, più prima che poi, ovvero sia quelli che vince da solo, inizio però che farebbe pensare ad altro. Allen schiaccia per terra cercando Rondo, esce dal cespuglio dietro il quale era nascosto Kobe Bryant, ruba, ispira un contropiede che viene immediatamente fermato da Kevin Garnett e diventa un contropiede dall'altra parte, fitta classica di Rondo che avvolge il pallone nelle sue manone, 4-0 di parziale per i Boston Celtics. Facce serie per quelli in bianco-verde. E qua ha attaccato Bryant sapendo che Bryant il secondo non l'avrebbe speso lì ed è arrivato facilmente al ferro. Artest dentro per Gasol, poi blocca per Fisher, trova spazio in angolo, la palla è molto educata ma il tiro è sbagliato, Perkins guida addirittura lui, contropiede, perde completamente il controllo della situazione nonché del corpo, fallo in attacco ai danni di Kobe Bryant. È talmente sottile l'entusiasmo, scusate, il confine tra l'entusiasmo e la solenne tavanata che qui Perkins ce lo ricorda. Nel calcio gli avrebbero detto, Perk, gioca semplice. Passa quello vicino a te. Passa quello vicino.
Secondo fallo, tra l'altro, per Perkins, campo per Big Baby. E adesso vediamo se Glenn Davis è in grado, dopo una partita in cui ha speso emotivamente e fisicamente quello che ha speso in gara 4, di duplicare quella gara a 72 ore di distanza. A blocco cieco di Bynum per il taglio di Bryan, che vuole isolarsi al gomito. Gioca il pick and roll con Fisher, ancora una volta Rondo perde Fisher, stavolta però andando a destra. Fisher è molto meno efficace, sbaglia il tiro e la palla è dei Boston Celtics. E Davis è su Bynum, un po' piccolo per Bynum in linea di massima, va a tenersi anche Ray Allen. E Rashid Wallace sarà molto importante nell'economia di questa partita, proprio per evitare quei mismatch che danno fastidio normalmente ai Celtics quando Big Baby non fa quello che ha fatto nella partita precedente. Rondo attacca, sbaglia, c'è in campo anche Tony Allen che lotta a rimbalzo con Kobe Bryant senza trovare il pallone. Eccolo Bryant che entra subito nell'attacco. Big Baby si fa vedere, serie di finte, fischio da parte di Callahan, infrazione di piede. Bryant ha chiaramente l'idea di attaccare presto e naturalmente, se possibile, bene. Ed è vero che Tony Allen jump on his right hand è veramente efficace quando Bryant va a destra. È una partita di scacchi, è veramente super fisica, tribale direi. 18-15 il punteggio, 2-39 per chiudere il primo quarto. 6 punti di Rondo e Garnett da una parte, 9 di Fisher, 6 di Bynum dall'altra. LeBron James is the greatest athlete to ever play NBA basketball. He is simply one of the great players of our time. Guess what? LeBron James. LeBron comes away with a steal, goes down on it. You've got to be kidding me! Took off from the dotted line and covers a lot of ground from takeoff to touchdown. C'è un convitato di pietra anche a queste finali NBA 2010, il suo nome è LeBron James. Se ne parla perché in campo ci sono i Celtics che lo hanno eliminato assieme ai Cleveland Cavs, se ne parla perché tra poco sarà anche primo luglio, prima naturalmente c'è di sicuro una gara 6, forse una gara 7 da giocare, ma di certo dal 18 di giugno il nome di LeBron James sarà ulteriormente proiettato sulle prime pagine di tutti i giornali, in apertura di tutti i programmi televisivi e in ogni possibile sito internet che si occupi di basket e non solo. Beh, per risultati dagli altri campi o dall'altro campo, dove va? Secondo tale Wesley, che è l'uomo più importante dell'NBA di cui difficilmente avete mai sentito parlare, ex usciere di un locale nel New Jersey, oggi faccendiere a Chicago. Se con un'altra dottrina va a Cleveland, firma 3 anni e poi completata la decade e dici ciao ragazzi, ce n'è una terza di possibilità, è Los Angeles dai Clippers, e tienimi lì con aperta.
Intanto qui c'è da tenere aperta l'icona relativa all'altra squadra di Los Angeles e ancora una volta l'inquadratura va su Phil Jackson e sembra sempre che chieda chi ha fatto palo. Straordinaria lettura di Phil Jackson di queste finali fino adesso. Sta scherzando, ma penso che più ci sia tensione più lui ami allenare. E il capo Lamarodom atteso a una rivincita personale dopo una gara 4, come dire, opaca, tanto quanto le prime due di questa serie. Paul Pierce palleggia resto tiro, è la specialità della casa, riporta davanti i Boston Celtics. Ultimi due minuti del primo quarto, Gasol dal gomito, si muove Jordan Farmar senza ricevere. Ricezione per Bryant, pick and roll con Gasol, esitazione e scarico per Artest da parte di Bryant. Artest, ultimi 4 secondi, palleggia in mezzo alle gambe. Combina il frittatone gigante, parte Tony Allen, recupera Artest. Fischio da parte di Joy Crawford, molto tranquillo in questo inizio. Non vorrei svegliare il can che dorme, ma vai così e metto. Joy on Prozac, questo cambio nei pick and roll di Pierce con il lungo non sta dando grandi risultati ai Lakers in questa serie. E non che Odom qua abbia difeso male, è tutt'altro, è che Pierce gradisce giocare contro il lungo. Però onestamente meglio di così, è difficile difendere su quel pick and roll e se, come più che possibile, con la mano in faccia avesse sbagliato il tiro Pierce, avremmo detto hanno mosso poco il pallone. Campo per Rescinduola, ennesimo isolamento per Paul Pierce, grande difesa di Artest e per poco Pierce non fa il bis della prodezza precedente, guida il contropiede la Marodon che sembra subito molto più aggressivo. Stimolato dalle critiche del suo allenatore rispetto a quello svagatissimo e un po' vagabondo di gara 4, primo ferro per Kobe Bryant che ancora a bocca asciutta parte rondo, cerca di arginarlo con successo e fa una cosa molto importante. Farmar libera lo spazio Allen, vanno sia Big Baby che Rasheed Wallace. Rondo prova ad aggirare Odom, trova il taglio di Tony Allen e Odom è veramente Odom in questo inizio perché ha comunque il guizzo che induce all'errore l'avversario. Big Baby contro Farmar che inventa la rovesciata, deviazione vincente di Pau Gasol, lo stregatto che allena i Lakers. Ha detto e se provassimo con l'elettroshock, con quello lì inteso come la mare, applicando degli elettrodi. La Marodom non ha gradito particolarmente la battuta ma è decisamente quello più incline a farsi stimolare, a farsi motivare dal suo allenatore. Ecco, siccome segna con la mano in faccia, caro Ron, figurati senza. Ancora una volta coinvolto Gasol nel pick and roll, Gasol poi neanche cambia, in realtà fa solo un passo indietro. Pierce li sta ammazzando in quella situazione. Attacca Odom contro Big Baby, fischio di Crawford, stavolta l'abbiamo visto e sentito, fallo in attacco, è la decisione del capoterna, ha buttato giù tutti Odom, un difensore, i difensori in aiuto, anche un cameraman. Andiamo a rivedere Pierce, secondo me non ha posizione per lo sfondamento, se il fischio è pro Pierce è particolarmente sbagliato. Ed è sicuramente pro Pierce, mamma mia, ritiro tutto. Finito l'effetto del Prozac. Esatto, seconda compressa, grazie. Ecco, a proposito di Prozac, finisce qua il primo cameo di Davis, ma arriva il suo sodale Robinson in una situazione sempre interessante, perché ribadisco, con Rondo in campo i Lakers difendono in un modo, con Robinson non puoi difendere nello stessa maniera e ogni tanto c'è una distanza troppo netta nel breve per cominciare a pensare che Brandon è più sulle linee di passaggio, che improvvisamente cambia la struttura. Da un punto di vista tecnico e quindi tattico, la differenza tra Rondo e Robinson è la ben diversa efficacia in palleggio arresto tiro da pick and roll dell'ex giocatore dei New York Knicks rispetto al suo titolare. Adesso Robinson gioca da guardia, è nella posizione già occupata da parte di Rasheed Wallace, è un isolamento per Pierce, comunque attacca Kobe Bryant, si stacca Odom, tiro da centrocampo di Robinson, dovesse entrare esploderebbe già il TD Garden che ha tanta voglia di esplodere in una gara 5 che deve ancora prendere quota, ma già ci ha fatto vedere molte cose interessanti. Bellissimo momento di pallacanestro, Bynum dominante in attacco, ma ci avevano raccontato che con lui difesa sarebbe stata tutta una partita. Invece Boston con lui in campo tira 9 su 13, tutto in controtendenza, non una novità. Quarto terminato, statistiche molto interessanti, ne nucleerei almeno un paio. La prima,
2 su 5, 5 punti, anzi 2 su 6, 5 punti per la coppia Brian Gasol. I Lakers 33%, concedendo il 58%, sono assolutamente a ruota. Può essere un segnale sia positivo che negativo, quello sicuramente positivo per i Celtics. Questa è la maglia numero 34. Esatto, e tutti e tre i Big Three al loro meglio in una singola partita di questa serie. I Celtics non ce li hanno mai avuti. Al primo intertempo, Pierce 4 su 7, Garnett 3 su 3, Ray Allen 1 su 2 e aggiungete Rondo da 6 punti e con quel profumino di tripla doppia, visto che ha già 3 assist e 2 rimbalzi, che lo accompagna quando vedi che va in sul voltaggio, va il doppio degli altri. Può decisamente andare il doppio degli altri prima di questa palla 2 di gara 5. Doc Rivers nella conferenza stampa classica prepartita ha detto: Rondo in questa serie finale chiaramente non è il Rondo degli altri turni dei playoff, ma rimane comunque un processo di crescita che sta continuando anche in queste finali, e credo fosse sincero per una volta. È importante per Rondo riuscire a sentire comunque la leadership dei Big Three. Senza quei tre giocatori Rondo non può essere neanche quello a volte super ultra iper esplosivo visto contro Miami, contro Cleveland. E si gioca ogni due giorni, eh? Sono ammesse delle pause. Sentiamo il coach. In a series where the defense has been so impactful, what is working for them? They're just using Pearson isolation or screen rolls right now. Quello che funziona, Pierce in isolamenti e pick and roll. It's all right, a little rusty. He had some shots in there that weren't easy for him. I mean, to make free throw that he missed, but he looks good. He looks like he's got some power. Phil, thank you. Un po' arrugginito, il riferimento è a Bynum, ha sbagliato cosa che potrebbe segnare qualche tiro e qualche tiro libero, ma tutto sommato non c'è male. Beh, tornerei a Pierce. Eh sì, tornerei a Pierce effettivamente. Sembra sempre che spieghi alla Burke questo gioco. Allora si fa 5 contro 5, si inizia con la palla 2 poi e così via. Palla schiacciata per terra di Robinson per Davis, taglio di Pierce che blocca cieco per Rashid Wallace che porta Bynum in post basso, consegnato per Robinson che circonnaviga l'area, campo anche per Vujacic, spazio per Tony Allen che ai tempi del college a Oklahoma State era un grande, grande realizzatore, se ne ricorda in questa situazione. 4 punti di vantaggio per Boston. Attenzione quando in campo ci sono tanti giocatori che escono dalla panchina. Vujacic palleggia davanti a Tony Allen che secondo Stafford commette fallo. Qui di panchinare in campo ce ne sono tanti. Interessante cosa fa Rivers, ovvero sia replica il suo secondo quintetto ma tiene Pierce e non Ray Allen come complemento. Farmar per Artest che è il confermato assieme a Bynum del quintetto base dei Lakers. Qui blocca per l'uscita di Farmar. L'inizio del secondo quarto dei Lakers in gara 4 è stato eccellente grazie anche a Farmar e Shannon Brown, che però non fa parte di questo quintetto. A rimbalzo sulla schiena di un avversario Andrew Bynum commettendo fallo. I 211 centimetri di scienza cestistica di Rashid Wallace. Hey guys, we gotta make the little plays all night, offense and defense. Keep moving that rock. Keep moving that rock. The tempo's good. Rondo, keep attacking. Keep attacking. The tempo's great. Keep moving that rock, continuate a muovere quella palla. Rock, espressione gergale che significa palla per un allenatore NBA. Blocco duro ma regolarissimo da parte di Davis. Poi palla per Rashid Wallace dalla media distanza. Ecco uno che in difesa ti rinforza e in attacco potrebbe anche non danneggiarti. No, no. Sempre dipendendo dalla luna. Ma Rivers cosa gli ha detto? Ah, Rashi, sarebbe quell'inconveniente che se prendi un altro tecnico non giochi gara 6. Oh, niente di personale, eh? Vujacic, cross, Artest si inventa decisamente la maniera per salvare il pallone. Vujacic prende un altro tiro e un altro ferro, rimbalzo di Odom e alla fine i rimbalzisti d'attacco newyorkesi dei Lakers mandano a bersaglio un pallone di rara importanza per il meno 4. Continua a scendere la percentuale per i Lakers, 29%, ma 4 punti da recuperare col 29% sono un segnale positivo. Centro area per Tony Allen che si trova chiuso e alla fine fa un involontario assist a Andrew Bynum. Farmar, fascia centrale, arriva anche Bynum, pick and roll immediato in transizione, attaccato Rashid Wallace, niente da fare contro Rashid, non commette fallo, prende il rimbalzo dopo aver intimidito l'ex giocatore di UCLA, contro pick and roll in transizione, attacca Tony Allen, fischio da parte di Crawford che ha visto qualcosa che non hanno visto gli altri, però lascia l'incombenza al collega. Fantastico,
C'è sempre da imparare, anche dalla gestione degli arbitri. A proposito, da questa partita sono state rimescolate le terne e si è ricominciato da Crawford. Cosa vuol dire non saprei, ma le chance che arbitri ancora nella sesta e nell'eventuale settima ovviamente si riducono. 26-22, vantaggio Boston, rimessa di Tony Allen per Nate Robinson. Ci sono sempre i panchinari d'oro di gara 4 per Rivers sul terreno. Rivers cerca di disciplinare il traffico, blocco di Davis pericoloso perché a rischio fallo, tiro di Tony Allen sbagliato, Robinson con una finta che è talmente credibile che Farmar se la beve, passa sotto Robinson, segna il palleggio, resto tiro, più 6 Celtics. Lo devi onorare in altro modo rispetto a Rondo. Questo è il tiro di Robinson, può far veramente male. Vujicic per Odom, taglia, esce nell'altro angolo, è tornato Kobe Bryant in gran fretta, finta di tagliare verso Odom, poi si allarga per ricevere, bella palla dentro per Odom, stoppato facile da Rashid, poi Big Baby lancia in campo aperto Tony Allen, layup vincente, ancora la panchina, Rashid clamoroso in difesa, Robinson e Tony Allen in attacco e Robinson arriva dal nulla e poi prende la via direttamente, probabilmente di Martha's Vineyard, va a farsi un giro al mare. You cannot scout energy. Firmato Nate Robinson e i suoi amici del secondo quintetto. E l'energia in questo momento è la migliore amica in assoluto dei Celtics, che inducono a un raro timeout per spegnere il fuoco avversario. Coach Phil Jackson. Le cifre di Kobe Bryant sono del tutto lontano dall'essere inebrianti. 8 su 27 dal campo per i Los Angeles Lakers. I Celtics 63% e il vento gonfia le vele all'inizio del secondo quarto della squadra allenata da Doc Rivers, con l'entrata in campo di Rashid, Nate, Baby e compagni. Ormai li chiamiamo anche noi per nome, incluso Tony Allen. Questo è quello che l'NBA farà in Europa nel 2010. Prima però hanno un minimo di due, un massimo di tre partite, compresa questa da giocare, che stanno andando piuttosto bene anche a livello televisivo dall'altra parte dell'oceano. Effettivamente, perché quella serie che ci piaceva tanto fu un disastro. Questa, anche un pochino per il pedigree delle due squadre, sta avendo un successo mondiale straordinario. Robinson in arresto e tiro è una conclusione delle sue, però mi sembra che la chiave sia l'accoppiamento Surnione, Glenn Davis, Rashid Wallace, perfettamente messi assieme per giocare. Wallace marca quelli che Davis non può marcare e in attacco gioca dove non dà fastidio a Davis. Wallace accoppiato con Bynum, Bryant contro Tony Allen che cerca di mandarlo verso la mano sinistra, accetta Kobe Bryant, non salta sulla finta Allen, primo ferro per Kobe, rimbalzo indovinate un po' per Rashid Wallace e palla nelle sapide mani di Nate Robinson. Robinson comincia a dirigere il traffico, questo non è proprio il tipo di cosa che gli sta chiedendo Doc Rivers. Si è mangiato 12 secondi in un non nulla, adesso va a bloccare per Ray Allen, la palla gli torna in mano, buon lavoro di Farmar questa volta, uscita per Allen, buon lavoro anche di Vujicic e quei 12 secondi sarebbero serviti adesso. Che cosa vogliamo, anche il playmaker? No, questo esatto. Oh, tenete presente che Davis, che ha avuto il proscenio e tutte le prime pagine, è uno che non ha giocato le prime 8 settimane di questo campionato perché si è rotto un pollice. Voi dite, beh, un incidente, no, una rissa col suo migliore amico, questo è quello che dovrebbe salvarti. In macchina, perché il suo migliore amico faceva battute non gradite sulla fidanzata che tra poco gli darà un figlio. Odom in post medio per Kobe Bryant, Royale in finta il raddoppio, arriva un grande aiuto di Big Baby, scarico per Vujicic, tiro molto importante, beh, attributi ne ha, questo è sicuro. Di sicuro è gamer, un giocatore da partita. Se raddoppi Kobe Bryant, incorre in questi scarichi straordinari. Duello tra Ray Allen e l'ex giocatore della Snyder, che non va sotto fisicamente. Altro incrocio in palleggio tra Davis e Robinson. Farmar devia il pallone e stavolta è una persa senza mezzi termini da parte del numero 4 dei Celtics, che poi commette fallo. Esecuzione molto pedissequa di questo gioco che fin dall'inizio della serie i Celtics utilizzano through twist, dopo averlo utilizzato poco durante la stagione. E seconda deflection di Farmar, e qui però ci si accorge che ogni volta che Robinson vuole fare il playmaker e non gioca di istinti, vengono fuori i suoi limiti nel ruolo. È chiaramente un'ala grande, forse esagero, ma di certo un'ala piccola, il
imprigionata nel corpo di neppure un playmaker, perché playmaker di 1,71 nell'NBA fan fatica. E la risposta di Rivers ai tuoi dubbi è: Rajon, rientri tu. Farmer sbaglia il secondo tiro libero, rimbalzo per Ray Allen. Finora Ray Allen molto tranquillo, due punti e altrettanti tiri, palleggio per Rondo, situazione classica per Ray Allen, ma la sfrutta Rondo per andare dentro con la moto, evitare l'aiuto di Bynum, che come dire ha una mobilità limitata. E Kobe Bryant, a giudicare il linguaggio del corpo, sta veramente soffrendo le pene dell'inferno. E però secondo me è esattamente la situazione in cui è più pericoloso di tutto, ovvero sia quando si amministra. Qui va a occupare il post medio, fallo da dietro da parte di Tony Allen, che ha una mezza idea di protestare, poi vede Joey Crawford. Andiamo a rivedere, Bynum al centro dell'area non riesce a prendere il tempo a Rondo, che sfrutta molto bene il cambio di velocità. Fa sembrare facile una cosa di una difficoltà immane. Questo è uno dei più bei canestri che abbia mai visto, perché gli ha dato un effetto inspiegabile. Il classico giocatore che dice: giochiamo a horse, io faccio questo, me la devi replicare tu. E chi è in grado di replicarlo? E chi è in grado di replicare una roba del genere? Sai, dici, Bynum non ha grande mobilità. Beh, insomma, però il tiro era complesso, eh. 3-2-2-6, vantaggio Boston, ultimi 7 minuti del primo tempo, formazione del triangolo, ribaltamento, pinch post per Bynum, Odom gioca il pick and roll col suo centro, bellissima palla per Artes, grande taglio di Kobe, tiro morbido premiato dal ferro, mercé anche la deviazione di Andrew Bynum, ottimo attacco per i Lakers, ancora una volta il Kobe pericoloso in transizione e lontano dalla palla con i suoi tagli, blocco di Garnett per Rashid, salgono in due, ma poi Garnett si ferma, Rondo cerca una palla un po' difficile ed è una persa sempre al limite Rondo, ma il suo modo di giocare scintille tra Artest e Pierce. Artest attacca la linea di fondo, poi all'ultimo momento ha una grande intuizione per Lamar Odom e Rashid Wallace ancora una volta ha già capito tutto e segnala l'infrazione che costa il possesso ai Lakers. Scarico di Artest, Odom vuole concludere, improvvisamente Rashid dice no, aspetta un altro secondo che così sono tre, fischiamo per noi. 7 palle perse per i Boston Celtics, 5 per i Lakers, 2, una per parte negli ultimi due possessi, palleggio per Rondo che non lascia la palla a Ray Allen. Allen pronto a uscire in verticale, legge molto bene la difesa di Fisher, questa è una cosa che i Celtics potrebbero e dovrebbero fare molto di più. Ancora Fisher che vedete lo spinge verso la linea di fondo, Rondo in palleggio, cerca Perkins, due brutte palle perse di Rondo, ma prendere o lasciare, questo è un giocatore di questo tipo e spesso vale la pena di prendere, si isola contro di lui ogni volta che viene preso in transizione. Kobe Bryant riapre e da quella situazione nascono buone cose per i Lakers, tripla di Ron Artest. Rajon Rondo, costretto dal suo allenatore al timeout, ha sempre l'arresto il tiro in quella situazione e continua a schiacciare palla per terra, i Lakers lo aspettano lì, due brutti recuperi dal punto di vista dell'attacco, due eccellenti recuperi dal punto di vista della difesa, ma è anche lo stesso giocatore in grado di segnare così. Maestoso quel canestro, maestosa gara 5, equilibrio che regna sovrano. 8 su 24 da 2, questa è la statistica da parte dei Los Angeles Lakers e forse vale la pena di ricordarsi che la difesa dei Celtics è quella che ha portato il titolo nel 2008, ha portato comunque la squadra di Rivers a fare più strada di quella che sarebbe stato lecito aspettarsi nei playoff 2009, stante l'assenza di Kevin Garnett, e li ha portati inopinatamente, stando a quello che hanno fatto vedere o non vedere in stagione regolare, a questa finale nel 2010. L'attacco va e viene, la luna va e viene, la difesa no, però poi ci sono quelli che sono in grado di convincere i Pierce e Ray Allen a trasformarsi in grandi difensori e quelli che ne sono meno capaci. E questo cambia completamente la configurazione di una stagione. L'interpretazione di Bryant della difesa dei Celtics è: scompaiono ed appaiono continuativamente, che è un modo elegante per dire che come aiuto ne recuperano loro non lo fa nessuno. 4.950 minuti, questo è il muro che stanno avvicinando a livello stagionale i Los Angeles Lakers, siamo alla partita numero 103 e questa mi sembra quella della verità per la squadra di Phil Jackson. Perkins con un blocco ballerino ne vuole piazzare un altro, ancora più ballerino su Kobe Bryant che continua a sfidare al tiro Rondo, che continua ad avere buoni risultati da questo punto di vista, siamo in doppia cifra. Eh sì, e 5 su 7 dal campo, quel tiro secondo me ha più interesse a prenderlo che mai.
Ottimo lavoro di Bryan contro Ray Allen, si stacca Perkins, si allarga Kobe, poi Gasol anticipato da Garnett, ancora una volta favolosa la difesa dei Celtics, buon fischio secondo me da parte di Joy Crawford, palleggio accompagnato del solito attivissimo Rondo. Non ha persa da parte dei Boston Celtics, però ne avevano generata una stupenda su questo possesso. Guardate il lavoro in tre, Allen contro Kobe, si stacca Perkins, Garnett ne marca due contemporaneamente, la spaziatura non è ideale, tornano lì i Lakers, 1 contro 4 di Kobe, primo ferro, rimbalzo di Pierce ed è subito 4 contro 2, guidato da Rondo che trova Perkins, che trova Garnett, che viene mandato per terra dal testo, spinta di Rondo e qui arrivano i doppi tecnici come minimo. Un tecnico per Rondo, matematico, vediamo quale sarà la decisione per il contatto di Ron Artest, sicuramente più duro del normale. Tom Thibodeau è quel signore davanti a Rivers che prende addirittura possesso del campo per dire a tutti i suoi ragazzi calma e gesso. E Rondo qua a fischio ultimato commette un errore proprio banalissimo, questo è tecnico a Rondo, assolutamente, e due tiri per Garnett, però è un regalo di Rondo. Il fallo di Artest secondo me si presta a essere considerato un flagrant di tipo 1, poi fantastica però, la simulazione Ron. Però effettivamente se fate così a Ron per strada non ho la stessa impressione. Abbiamo sempre, secondo me giustamente, fatto rimarcare come tanti giocatori di area FIBA abbiano questa pessima tendenza a simulare, e simulare senza mezzi termini significa cercare di ingannare l'arbitro, quindi è contro l'etica, non solo quella sportiva. Mettiamoci dentro anche Ron, almeno per questo episodio, eh? Sì, effettivamente, però al di là della simulazione palese di Artest, Region in questo momento dove tenere i nervi saldi, hai fatto un'azione magnifica, è fondamentale, questo è gratis, e infatti Kobe subito ha segnato, E i Lakers continuano a essere molto più vicini nel punteggio di questa partita rispetto a quello che sono nella sostanza di questa partita. Esattamente, esattamente. Tiri liberi per Kevin Garnett, entusiasmante in precedenza la sua lettura difensiva della situazione. Qui andiamo a rivedere da una ennesima telecamera il contatto. E secondo me per spostare a testa ci vuole circa 15 volte quella forza, per spostarlo, non per farlo cadere. Va al suo quartiere, prova la stessa cosa. E vediamo come finisce. Come finisce. Però anche Artest, tutto sommato, autocontrollo perché si è limitato alla simulazione senza reagire. Palleggio di Fisher, leg pass, passaggio indietro per Kobe Bryant. Bryant vuole giocare in pick and roll con Bynum, poi va sul lato di Gasol, finisce nel traffico, riapre bene per Artest, piazzato da tre in cui c'è tutto il cuore newyorkese del giocatore da Queensbridge. Seconda triple di serata per Ron Artest. Lakers ha contato, battaglia campale tra Fisher che accetta il cambio e Ray Allen che butta via il pallone con la collaborazione di Pau Gasol. Sprinta Artest, però è una zona del campo in cui non può ricevere. Magia in split da parte di Kobe, colpo da giocatore di miliardo, più uno Lakers. Beh, 3 minuti di Artest veri su due lati del campo. E questo errore di Rondo ha un pochino cambiato l'emozione della partita. E Rivers si fa sentire, piccherò laterale tra Garnett e Pierce, cambio accettato, Garnett contro Artest, Gasol finta di raddoppio, in ritardo su Pierce, fly by da parte di Gasol che vola oltre il suo avversario, tripla pazzesca di P-Square. Prima tripla della serata per i Boston Celtics. E contro sorpasso per Boston, ultimi 3 e mezzo del primo tempo. La buona notizia, c'è anche il secondo tempo e chissà che non sia una partita che va all'overtime, perché l'odore è quello. Bryant contro Allen che cerca di mandarlo a sinistra, incrocia in mezzo alle gambe Bryant, serie di finte, non salta Ray Allen, primo ferro per Kobe che sporca ancora la sua percentuale, subito 5 maglie bianche in campo aperto. Paurosa palla di Rondo per Perkins che riapre per Ray Allen, piedi per terra da tre, niente da fare, forse autocanestro di Gasol che poi si aggancia con Perkins, chiaramente cercando il doppio tecnico che significherebbe esclusione dalla prossima gara per Perkins, ed è una ripetizione di quello che abbiamo visto nella gara precedente. Bravo Perkins a stare tranquillo, veramente, mamma mia, veramente. Canestro precedente è palesemente un autocanestro di Gasol, ma ho notato che l'hanno
dato a Garnett, 5 su 5 dal campo per lui e 6 rimbalzi, una partita pressoché perfetta. Kobe Bryant continua a litigare un po' con questa partita, 4 di vantaggio per i Celtics, 2 minuti 42 secondi all'intervallo lungo. Un viaggio nei due timeout ci fa capire la diversa personalità dei rispettivi huddle, dei rispettivi raggruppamenti, ma qui vale la pena di parlare un po', visto che l'abbiamo visto ed è stato grande protagonista nel bene e nel meno bene di questo quarto di Ron Artest. I suoi due canestri e molti altri segnali ci dicono che è dentro questa partita. Per certi versi anche il fallo che ha commesso ci dice che è dentro questa partita. Come non mai probabilmente in questa serie. 5 minuti da grande Ron obiettivamente, e te ne accorgi subito se lui gioca in questo modo, per i premi che gli dà Bryant quando ha la palla lui. Chiaramente è più che possibile che dietro questa prova di Ron Artest ci sia lo zampino del suo assoluto consigliere spirituale, la figura paterna che ha cercato molto molto a lungo e che sembra adesso aver trovato in quello che è stato il suo allenatore personale, diciamo così, agli Indiana Pacers, e che adesso è dietro la panchina dei Lakers aggregato come vice aggiunto allo staff di Phil Jackson. Parlo di Chuck Person, per quelli che non se lo ricordano come giocatore. Chuck Person è quello in giacca e cravatta che porta fuori Ron Artest nel 2004 dal Palace of Auburn Hills, prendendosi addosso la metà dei popcorn, delle Coca-Cola, eccetera, eccetera, destinati all'iniziatore della grande rissa. Perché questo? Perché Person è stato assegnato a Ron Artest al suo arrivo agli Indiana Pacers e si era ritrovato qua a 10 anni di distanza. Ed è l'unico che riesca a stabilire un dialogo durevole, continuo ed efficace con un giocatore dalla personalità, come dire, complessa? Sì, complessa. Io resto dell'idea, non potete non amare Ron Artest a meno che non siate tifosi dei Pacers, perché abbia zoppato forse per sempre la franchigia. Ray Allen e Kobe Bryant già battaglia molto prima che la palla venga consegnata al predetto Artest, che la rimette nelle mani di Gasol. Flair, allontanamento da parte di Fisher, sale Kobe Bryant, questa è la ben celebrata what the fuck, la rimessa principale dei Los Angeles Lakers, che frutta un canestro di Kobe, sia pure non nei tempi e nei modi previsti della rimessa stessa. Kobe Bryant adesso prende di petto la partita e la situazione, 13 su 35 per i Lakers. Odom contro Pierce, che prova con le finte a impietosire Crawford, niente da fare, finta. Odom molto bravo a non caderci, Pierce più bravo di lui con un controllo del corpo e del gesto tecnico misterioso. Al 70% in queste situazioni di cambio da pick and roll, indipendentemente dalla qualità della difesa. 4 di vantaggio per Boston, Artest contro lo stesso Pierce che muove i piedi per davvero. Artest prova la rovesciata, non una grande idea, rimbalza l'attacco di Gasol, Fisher con la finta non prende il tiro contro rondo, dentro ancora da Gasol, si muove Bryant, non riceve, forzato da Gasol, è sbagliato come scelta prima ancora che come esecuzione. Garnett giganteggiando, rondo, grande accelerazione, punta il ferro, si butta addosso a Kobe Bryant e il fischio, mi sembra di capire, vada contro il numero 9. Ed è probabile che sia esattamente andata così anche nell'interpretazione arbitrale. Favolosa difesa di Bryant, che è andato su dritto come non gli succede poche volte in una partita, e direi che il braccio sinistro di Rondo è arrivato sulla faccia di Bryant. E il colpo sulla faccia, quello incriminato, anzi è la protezione con l'altro braccio. Certo, questo è un fischio abbastanza fiscale, ma altrettanto certamente non c'era fallo da parte di Kobe Bryant. Gasol dal post medio contro Perkins, che difende in maniera splendida Fisher, difficile sbagliato, sotto canestro si lotta, il fischio di Crawford va contro Ron Artest, che cerca subito lo sguardo di qualcuno, va verso la sua panchina, incrocia quello di Person che con gli occhi gli dice: Ron, mi raccomando, hai promesso di fare il bravo stasera. E direi che si sta comportando in maniera adeguata. Entra Walton per lui per gli ultimi 1:19. Ci sono dei momenti della partita in cui Rondo manca qualcosina, però, dal punto di vista del controllo. Non so cosa ne pensi tu. Penso che sia così. 4 palle perse, il dato che riassume questo concetto. 10 punti, 3 rimbalzi e 3 assist, i dati che riassumono il resto di Rondo. Situazione di pick and roll laterale dal lato debole, portato il blocco Perkins, motion offense Garnett per l'uscita di Pierce, in recupero Walton, battuto da Pierce, palleggia, arresto, tiro. Signori e signori, the captain and the truth. 6 lettere, clinic.
favolosa partita di Paul Pierce, e ce l'aspettavamo onestamente dopo i segni di rinascita di gara 4. Il palleggio per Kobe Bryant, la ricezione per Gasol, meno 6 per i Lakers, la disperata ricerca di un canestro. Questi sono i momenti decisivi di partite di questo tipo. A fine quarto Bryant forzato e sbagliato, ancora Perkins, splendido lancia rondo, campo aperto per i Boston Celtics, Rondo 1 contro 5, sbaglia, muove la difesa, tocca Garnett, ma la palla la prende Fisher, i Lakers si salvano, ripartono, discrepanza di 7 secondi tra i due cronometri, triangolo formato, Bryant taglia sul blocco di Gasol, taglia anche Fisher liberando il lato, spazio per Gasol, ancora primo ferro, ed è un Gasol in rottura prolungata in questo secondo quarto, un solo canestro su 4 tentativi, Rondo per Ray Allen, bisogna andare all'ultimo tiro, adesso Rondo si ferma ma non ha tanto tempo per ragionare, Pierce non lo guarda neanche, la palla nelle mani di Ray Allen, torna in quelle di Rondo che prende il tiro in corsa, difficile prepararlo peggio, si lamenta Perkins, si lamentano tutti, si lamenta anche Rondo, questi però sono i Celtics, prendere o lasciare, può allenarli forse solo Doc Rivers, ma poche squadre mettono in campo quello che questo gruppo è in grado di mettere in campo. Pierce, 15 punti, Garnett 100% dal campo e 7 rimbalzi, Allen 1 su 3, ma forse la miglior difesa della sua carriera contro Kobe Bryant. I Big 3 per una volta tutti assieme. 4 su 12 Bryant, 1 su 4 Gasol, come detto 15 Pierce. I'm happy with the way we ended the quarter. Great defense. No, I wasn't upset. Non ero arrabbiato, abbiamo difeso bene, tutto bene. You had a terrific half. Why? I'm just being aggressive, getting to my spots. I found some on the tape that I can get to, and I saw just being aggressive when I'm too presented. Despite the fact that there's a huge disparity, il mio buon quarto viene semplicemente dall'essere aggressivo. They're still attached. How? That's because they're getting to the free throw line. We're allowing offensive rebounds. If we clean up those things, I think we'll extend the lead. Paul, thanks, Mike. Dobbiamo stare attenti ai tiri liberi, ai rimbalzi d'attacco, e tutto questo ci permetterà di stare davanti. Era arrabbiato, e come si era arrabbiato. E ha anche ragione, perché i Lakers hanno preso 8 rimbalzi d'attacco e con i secondi possessi sono stati a contatto, nonostante un brutto primo tempo di Pau Gasol, ed effettivamente hanno anche stasera 7 liberi in più. Doppia cifra per Pierce a 15, doppia cifra per Rondo a 10, sono i punti che ha Kobe Bryant dall'altra parte, ma con 12 tiri. Questo maestoso canestro di Rondo è una delle gemme dei primi 24 minuti, ma quelli che decideranno gara 5 e la serie stanno per arrivare dopo l'intervallo dal TD Garden di Boston, Massachusetts.